prima contro seconda nella Serie D. Girone A, una gran partita questa in questo sabato pomeriggio fra Calcio Sezze e Eagles Aprilia. Sono le prime due della classe, i due migliori attacchi, le due migliori difese. Due squadre che fino a questo momento del campionato hanno dimostrato di essere superiori a tutte le altre e che si affrontano quest'oggi. Che può provare direttamente il tiro in porta e il gol realizzato proprio da Marconi. Gran gol questo del giocatore ex Ceriara che buca dunque la difesa dell'Eagles Aprilia. Sicuramente è dotato di grandi mezzi tecnici. Il tiro molto bello operato da Pintile e la risposta del portiere del Calcio Sezze alla porta di Giorgio, porta il pallone poi Galateo, può parare questo destro e poi arriva il colpo di testa, il colpo di testa, il 2-0 da parte del Calcio Sezze, gol segnato da Parisella che dunque si è fatto trovare pronto nella circostanza. Pallone dentro adesso, ha il problema di girarsi proprio Boe che scalda i riflessi del portiere del Calcio Sezze. Di guardarsi intorno per vedere se trova qualche compagno libero. Marconi, possibilità per Galateo, tiro di punta di Galateo e il palo che gli respinge la conclusione, poteva essere il 3-0 per il Calcio Sezze. E dunque ancora la squadra in maglia azzurra che prova ad imbastire questa nuova trama offensiva, arriva il gol! Gol stupendo realizzato da Frioli che riesce ad incrociare sul secondo palo. Splendido anche il suggerimento da parte del suo compagno Pintile. Dunque l'Aprilia segna il primo gol che accorcia le distanze. Palla che viene persa per un attimo, poi guadagnata proprio Frioli. Con il destro Frioli e prova la parata spettacolare questa volta di Fiore. Greco, pallone dentro e arriva in la mezza girata da parte di Valente, splendido il suo tiro ma altrettanto bella la risposta di un attentissimo Fiore. La squadra del Calcio Sezze ha la chance di andare sul 3-1, vediamo Marconi dunque che parte, il destro di Marconi che trova proprio il gol sull'angolo del portiere Fontemaggi, questa volta non irreprensibile da colpe. E finisce dunque il primo tempo con il Calcio Sezze che va a riposo sul risultato di 3-1 contro l'Eagles Aprilia. E ricomincia dunque il secondo tempo di questa super sfida fra Calcio Sezze e Eagles Aprilia. Non si chiude il triangolo, riparte allora il Calcio Sezze. Azione offensiva, attenzione sulla fascia sinistra, arriva il gol del 4-1, micidiale. Caiola che è riuscito a infilare il portiere Masullo grazie a questa azione davvero velocissima. Herrera. Arriva il tiro di punta, il palo che viene lambito dal giocatore Boe. Dunque Calcio Sezze con Galateo, possibilità adesso della formazione di casa che manca l'ultimo passaggio con Di Giorgio. Trobbiani, pallone dentro e c'era la possibilità doppia conclusione prima di Trobbiani che ha impensierito Fiore, non irreprensibile da colpe, poi questo Gian Giacomo, poi c'è Greco che prova il tiro sporcato, riparte il Calcio Sezze, perso il pallone, conclusione che viene parata da Fiore, bravissimo su Pintile. Ancora azione di contropiede, arriva il gol del 5-1, incredibile azione di contropiede da parte del Calcio Sezze che non si è fatto scappare la chance di castigare per la quinta volta l'Eagles Aprilia che aveva sfiorato il gol qualche secondo prima, e Di Giorgio invece freddissimo. Porta. Vediamo se Marconi ci delizierà come nel primo tempo. E parte ancora Marconi che segna il gol del 6-1, tripletta personale per Marconi, ma ancora una volta disattenzione però da parte dell'estremo difensore dell'Eagles Aprilia. Ancora la squadra ospite che ci prova con Boe. Sulla sua strada c'è il gol intanto realizzato da Eagles Aprilia che riesce almeno a contenere le dimensioni di una sconfitta, il gol che è stato realizzato da Frioli, colpo di testa effettuato da Parisella, finisce qui, finisce dunque con una convincente vittoria del Calcio Sezze che travolge la capolista, a questo punto possiamo dire ex capolista Eagles Aprilia, con il risultato di 6-2, Calcio Sezze che ha trovato in Marconi il suo grande trascinatore, ma ha giocato bene tutta la squadra di Spagnoletto che a questo punto sale a 13 punti, mentre l'Eagles Aprilia rimane con questa sconfitta a quota 12, dunque cambio della guardia in vetta al girone A della Serie D.